aver incontrato il negozio più vetusto di Armenno, il più antico, siamo a parlare di un negozio che concorre ad avere la medaglia d'argento come vetustà nel nostro paese. Siamo all'abbigliamento Diego. Siamo qui con una delle proprietarie. Grazie Umberto. Che ci illustrerà come prima cosa come nasce questo negozio. Allora, questo negozio nasce grazie a mia nonna, Elia Zambaiti, che nel 45 si sposò e venne ad abitare ad Armenno San Salvatore, in quanto mio nonno era di Armenno San Bartolomeo, mentre lei era originaria di Leffe, in Valseriana, e proveniva da una famiglia di commercianti e imprenditori nel settore tessile. Quando si trasferì ad Armenno, poi iniziò l'attività con mio nonno nei mercati e nel lontano 1954 aprì il primo negozio in sede fissa ad Armenno San Salvatore, ad Armenno Alto, in via Vignola. Ah, in via, sì, quello me lo ricordo bene, era attaccato al barbiere. Esatto, proprio quello in via Vignola. Poi, quando si costruì questo condominio in via Pitentino, siccome l'attività della nonna in via Vignola era in affitto, allora decise di ingrandirsi e di acquistare i locali nel costruendo condominio qui dove ci troviamo tuttora, qui in via Pitentino, e il negozio aprì il 10 gennaio del 1970, quindi quest'anno abbiamo festeggiato i 53 anni di attività qui in via Pitentino. Però l'attività della nonna tuttavia era continuata in Armenno Alto, perché poi nel 73 si trasferì dal negozio di via Vignola al negozio di via 4 Novembre, esatto, esattamente, dove rimase fino al 2000, quando l'attività venne chiusa. Però questo negozio qua si è sempre chiamato abbigliamento Diego, perché era quello di tuo papà. In onore del papà. I negozi di tessile, di abbigliamento, sì, sono stati quelli che hanno subito maggiormente negli anni gli attacchi della concorrenza. Sì. Prima la concorrenza cinese, poi gli hard discount, poi adesso la grande distribuzione. Come avete fatto a resistere a questi attacchi? Allora, il nostro negozio si è contraddistinto fin dall'inizio per l'attenzione, diciamo, alla propria clientela e all'attenzione al prodotto che viene offerto, cercando di avere sempre un buon rapporto qualità-prezzo, così come il rapporto che si instaura con i clienti. Abbiamo dei clienti che sono clienti storici, che ci conoscono da una vita, con cui si instaura un legame di fiducia. E quella è la cosa più bella, perché secondo me è la miglior pubblicità. Il cliente è la miglior pubblicità per un'attività. Un'altra cosa, quali sono secondo te le eccellenze del tuo negozio? E cosa vorresti di più per il tuo negozio? Allora, nel nostro negozio le eccellenze sono appunto il prodotto, garantire prodotti che siano made in Italy, appunto la qualità, e contraddistinguersi da quello che viene offerto, diciamo, al giorno d'oggi nella grande distribuzione, diciamo, dalla massa. Poi devi seguire un po' le tendenze del momento, quindi attualmente siamo molto orientati anche ad un discorso di pronto moda, con dei rifornimenti settimanali per essere sempre aggiornati riguardo alle novità, alle tendenze. E un altro delle cose in cui siamo specializzati è anche l'abbigliamento classico, perché anche per uomo e donna, non solo giovane ma anche classico. Oltre all'abbigliamento, diciamo, da indossare, vendete anche telerie, cioè tovaglie, lenzuola, asciugamani? Quello purtroppo... Perché io mi ricordo, sì, che tua nonna li vendeva quelli. Quello purtroppo era una prerogativa della nonna del suo negozio Armenno Alto, in quanto lei veniva da una famiglia, da Leffe, che era specializzata in questo settore. Con i coperti. Esatto, perciò fino al 2000 abbiamo venduto anche quello. Poi, quando il negozio là è stato chiuso, che abbiamo deciso di tenere solo questo punto vendita, abbiamo deciso di dedicarci solo ed esclusivamente all'abbigliamento. Un tuo sogno per il futuro di questo negozio? I sogni sarebbero tanti. Dicene qualcuno.
una bella ristrutturazione della... Solo ristrutturazione o anche ampliamento? No, ampliamento, abbiamo un locale che è già molto grande perché è fatto da 100 metri quadri, il piano dove ci troviamo adesso, più c'è un altro piano interrato che è come magazzino, che sono altri 100 metri quadri, con tre vetrine in galleria con una vetrina fronte strada. Io ti ringrazio della tua disponibilità nei nostri confronti, ti ringrazio e speriamo che quest'anno avete compiuto 53 anni. Se ci rivedremo quando ne compirete 100, vuol dire che siamo ancora vivi, sia io sia te. Grazie mille. Grazie Umberto.